Siamo in collegamento con Antonio Montone, sindaco del comune di Castello del Matese dal 5 aprile del 2005. Buonasera. Purtroppo Ciao, buonasera. la situazione coronavirus non ci consente di stare vicini e quindi siamo costretti a avere la possibilità appunto di intervistarla attraverso Skype. Allora, signor Sindaco, mandi un messaggio riguardo questa realtà negativa che sta affrontando il mondo, ovvero il coronavirus. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto complimenti per aver adottato anche tu la pratica di Skype rispetto a tanti tuoi colleghi. È una buona iniziativa, sei giovane, quindi ti auguro tanto successo per il tuo lavoro. La pratica, anche noi al Comune stiamo adottando dall'emergenza lo smart working, abbiamo omologato e sistemato il nostro sistema telematico in modo da consentire ai dipendenti di collegarsi da casa, cosa che su cui stavamo già lavorando da tempo. Lavoriamo già molto con le mail, con Skype, già normalmente con i dipendenti, per cui almeno su questo non è stato un trauma per tutti i dipendenti. Coronavirus, proprio stamattina ho fatto un avviso ai cittadini. Non so se avete avuto modo di leggerlo sulla nostra pagina Facebook, la potete trovare. E l'occasione mi è stata data a causa di numerose telefonate che ho ricevuto tra oggi e ieri, in seguito alla vicenda di qualche contagio rinvenuto alla Neuromed di Pozzilli. Molti, numerosi cittadini che sono stati presso la Neuromed o per visite o per trovare qualche parente, si sono allarmati perché hanno trovato in rete, perché uno è un i social è una cosa utilissima, ma purtroppo c'è pure il rischio che si diffondano notizie che a volte creano allarmismo, cosa che in questo momento non abbiamo assolutamente bisogno. Ti sintetizzo il messaggio che ho mandato ai cittadini, di non, soprattutto li ho raccomandati di non considerare questi allarmismi e queste segnalazioni di qualche collega sindaco che gira in rete circa le telefonate ai 118, ai numeri di emergenza nazionale e regionale senza avere alcun sintomo, ma solo per essere stati a Pozzilli. E con l'occasione ho sensibilizzato e ho ringraziato tutti i cittadini che qui a Castello stanno rispettando alla lettera il divieto imposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e dalla Regione Campania dopo circa il restare a casa. Ovviamente uscendo per lavoro e solitamente mi faccio la passeggiata la mattina o la sera con l'auto, giro in piazza per verificare che non ci stanno perditempo in giro e purtroppo devo constatare che forse un 5% di miei concittadini non stanno rispettando Regole. il divieto imposto, anche se sono orgogliosissimo invece di quel 95% che sta rispettando alla lettera di l'input di restare a casa, che è oggi l'unica opzione valida. È inutile che ci inventiamo sistemi e pratiche diverse da questa, che ci facciamo suggestionare da tutto quello che sentiamo in TV o leggiamo sui social. C'è un'unica opzione: restiamo a casa, usciamo solo ed esclusivamente per le cose necessarie. Cose necessarie, quindi lavoro, fare la spesa o la farmacia, solo ed esclusivamente. Ma andare a fare la spesa da soli non serve andarci con la moglie e col figlio, non serve andarci in tre persone. Una persona sola e per quello che serve, non serve fare le file ai supermercati, prendere esempio dagli americani che ci hanno insegnato tanto, ma riempire i carrelli della spesa come se non ci fosse un domani o come se non dovessimo uscire più. Un po' di responsabilità e di senso civico. E l'unica cosa credo che noi sindaci dobbiamo raccomandarci, non ci dobbiamo inventare pratiche diverse da quello che i comitati scientifici stanno suggerendo alle istituzioni regionali e nazionali. Sono pienamente d'accordo
sugli input del governo e della nostra regione. Restiamo a casa, il periodo passerà presto. Senta, invece riguardo Castello del Madese, il comune di Castello del Madese, andiamo nello specifico. Allora, ci sono due torri normanne e diversi anni fa fu scavato sotto una di esse e furono ritrovati resti di ancore oggetti antichi. Poi si avviò un progetto che consisteva nel realizzare una specie di museo, diciamo, e restaurare le torri. Il progetto fu avviato, ma non ancora terminato. Perché? Che cosa è successo? No, vabbè, devo naturalmente correggere perché forse l'informazione che vi hanno dato tra le tante fake news sul coronavirus, visto che siamo in tempo, vi hanno anche dato questo. Io sono sindaco, come detto voi prima, dal 5 aprile 2005. Quindi sono passati già 15 anni ormai. 15 anni sono a fine mandato, dopo il terzo mandato consecutivo. Credo che a maggio, salvo proroghe dell'ultima ora, andremo a votare, quindi terminerò questa mia bellissima esperienza, anche se è un'occasione questa per dire, normalmente quando si intervistano gli amministratori o chi fa politica, è bello dire cosa abbiamo fatto per il nostro paese, ho fatto questo, ho fatto quello. Invece a me colgo questa occasione per ringraziare i cittadini per la fiducia, lo stimolo e la vicinanza che mi hanno dato in questi 15 anni. 15 anni, per quanto mi riguarda, bellissimi, onoratissimi e orgoglioso di rappresentare il mio paese. Un paese, non so quanto conoscete, ma un paese in cui siamo tutti amici, in cui c'è una voglia di contatto sociale eccezionale. Ho un amico lì che me lo può testimoniare, infatti ho detto proprio questo, l'unione dei cittadini. Sì, questo è il motivo per cui che cosa ho fatto in 15 anni, che cosa abbiamo realizzato. La cosa di cui sono più orgoglioso è quella di aver contribuito ad unire il paese. Le ultime elezioni, la lista che attualmente amministra è una lista completamente di giovani, dove diciamo io sono quello anziano. Io sono quell'anziano e completamente giovane perché pensavo, credevo e credo che era il momento di passare il testimone, di creare le basi affinché si potesse proseguire un lavoro in cui ho creduto tanto. E i cittadini hanno sempre dimostrato questa comunione di intenti con me. 5 anni fa abbiamo presentato un'unica lista, tutti giovani senza alcun colore politico, dove l'unica cosa che ci univa era la voglia di fare e di mettersi a disposizione per il nostro paese. I cittadini ci hanno premiato, ce lo testimoniano continuamente e tutti i giorni, per cui mi auguro che il grosso lavoro che abbiamo fatto in questi 15 anni, soprattutto relativamente all'unione del paese, a questa cosiddetta pacificazione, non c'è più quel clima elettorale che si respirava negli anni addietro. Questa è una cosa di cui, forse con un po' di presunzione, ti dico, sono orgogliosissimo di aver contribuito a creare. Grazie anche a tutti i cittadini, alla responsabilità, al senso civico, è testimoniato dal notevole numero dei volontari che attualmente ci danno una mano sia per i servizi essenziali. Riguardo questo progetto di cui le ho appena parlato, quindi in pratica qual è la verità, visto che le voci sono tante? Sì, no, vabbè, basta semplicemente documentarsi. Vedo che sei giovane, quindi non ti è molto difficile recuperare tramite il sito del comune o quello del parco, la verità che ti sintetizzo brevemente. Ti dicevo, sono stato eletto il 5 aprile 2005 e una delle prime cose che abbiamo fatto il 20 aprile 2005 esattamente, abbiamo presentato il progetto per il riutilizzo delle torri. Devi sapere che delle due torri normanne, una di queste con il giardino afferente era privata. Ci siamo impegnati, una cosa che ai molti sconvolgeva perché tutti ci sentiamo
come castellani rappresentati da queste due, da questi due baluardi normanni. Abbiamo presentato questo progetto e l'abbiamo donato al Parco regionale del Matese. Allora c'era il presidente Frassinè nel 2005. Il Parco regionale del Matese lo ha fatto proprio e lo ha candidato a finanziamento. Dopo, credo, 3-4 anni hanno ottenuto il finanziamento e iniziato i lavori. Nel frattempo si sono avvicendati 3 o 4 presidenti. Noi come amministrazione, oltre ad aver donato il progetto al parco, aver sollecitato l'idea, aver fatto in modo che il nostro fosse l'unico candidato del Parco regionale del Matese, tant'è che si è classificato negli unici 7 finanziamenti della Regione Campania per i parchi. All'epoca, credo che parliamo del 2009 o 2008-2009. Oltre all'orgoglio di questo, poi c'è il dispiacere. Perché il progetto non si è concluso. Come dicevo, si sono avvicendati 4 presidenti e credo 5 imprese. L'impresa che si aggiudicò il primo lavoro, come le altre 3 che sono succedute, sono purtroppo hanno chiuso i battenti, sono fallite. E adesso è subentrata, credo, la quarta ditta da qualche mese e il parco, con grande fatica, sta cercando di portare avanti questo progetto. Quindi l'orgoglio di aver contribuito, di aver sollecitato la presentazione di questo progetto, perché come hai detto prima, le torri normanne sono un po' il simbolo di Castello, ma fino al 2005 purtroppo non erano state oggetto di alcun intervento. Il primo ed unico intervento è quello che abbiamo sollecitato. Il parco, per il tramite del comune, ha acquistato la proprietà di una delle due torri con i giardini afferenti, con il contributo degli ex proprietari che con l'occasione dopo tanti anni ancora di ringraziare perché hanno dimostrato piena disponibilità e hanno si è addivenuti a una cessione bonaria. Dopo tutto ciò mi dispiace constatare purtroppo come tutti i miei concittadini, ma come italiano, che purtroppo non c'è una normativa che consenta di portare a termine un lavoro. Sono esattamente 14 anni che noi abbiamo candidato per il tramite del parco il progetto a finanziamento e ancora non si vede la luce. È un grosso rammarico, è un grosso dispiacere perché è stato il primo ed unico progetto presentato sulle torri normanne. La prima volta che si era messo mani sembrava la fine di un incubo, l'aver acquisito le torri normanne, aver acquisito la proprietà della torre, dei giardini di pertinenza, sembrava già aver raggiunto un grosso risultato e non vedevamo l'ora che si concludesse il progetto. Il progetto è molto ambizioso. Purtroppo queste vicissitudini non hanno consentito al parco di andare avanti, ma la novità adesso è di circa un mese fa che il Parco regionale del Matese ha presentato un'istanza di concerto con il Comune e la Regione Campania affinché il progetto passasse dal beneficiario ente parco al beneficiario ente comune di Castello del Matese. Per cui nel momento in cui la regione ci autorizza questo, hanno già dato nei vari incontri che abbiamo fatto, hanno già dato un primo ok informale. Attendiamo la delibera e il decreto che ci consentirà di subentrare al parco nella gestione dei lavori. Dopodiché, come tutti i miei concittadini sanno, come tutti sappiamo, lo posso dire al termine dei 15 anni, sui lavori pubblici non abbiamo sfigurato. Abbiamo fatto tanto, abbiamo completato tutte le opere e siamo orgogliosi del lavoro fatto, come lo sono i miei concittadini e tutti quelli che ci osservano. Altro argomento invece è che è stata costruita una funivia zipline, è stata messa in funzione, e dopodiché come si è fermato, cosa è successo pure qui? Sì, come tante, questa è una delle cose di cui vado orgoglioso per averle pensate, programmate, fatte finanziare, realizzate. E purtroppo devo constatare che non funzionano come potrebbero, nel senso che noi siamo dell'idea che la pubblica amministrazione debba fare solo ed esclusivamente la programmazione, poi per il funzionamento delle strutture e delle cose è necessario l'intervento del privato. Non abbiamo le strutture affinché possano funzionare queste opere per il turismo. Questa era una delle occasioni
per creare un po' di lavoro, un po' di attrazione per il paese, per creare un po' di movimento. Questo come il campo di calcio, come la struttura di sci da fondo a Pozzacchio, sono tutte attività che noi abbiamo creato, tutte infrastrutture che abbiamo creato e poi fatti bandi per le gestioni affinché i privati intervenissero con cifre simboliche, ma proprio perché potevano essere delle occasioni di lavoro. Dobbiamo constatare che con la precedente gestione ha funzionato pochino, adesso è subentrato da qualche mese un nuovo gestore. Speriamo il impegno era di farlo ovviamente funzionare nei mesi estivi. Staremo a vedere al nastro di partenza. Confidiamo che questo nuovo gestore la faccia funzionare. E allora, io innanzitutto la ringrazio per aver accettato la mia intervista anche a quest'ora, perché orario di cena, quindi forse l'avrò anche disturbata, spero di no. No, mai, anzi. È un piacere di averti dato la possibilità, un giovane, per la mia sensibilità, nei confronti dei giovani del lavoro, di coloro che si inventano, un lavoro sulla propria passione, è un orgoglio poter contribuire. Signor Sindaco, la ringrazio ancora per la La sua vuoi disponibilità. sapere una cosa di cui la vuoi sapere un'altra cosa di cui sono contento ed orgoglioso? Va bene. Abbiamo fatto tanto come opere e come infrastrutture. Non so se sai che Castello del Matese è un paese cosiddetto che amo definire a tralicci zero. Abbiamo realizzato, non l'Enel, ma l'amministrazione comunale ha realizzato dopo una lunghissima fatica l'interramento di tutta la media tensione. Castello non c'è più inquinamento elettromagnetico da media tensione. Non so quanti paesi si possono mandare questo, ma noi come castellani abbiamo questo primato. Abbiamo realizzato circa 32 km di linea elettrica in media tensione, la cosiddetta 20.000 volt. Abbiamo interrato e abbattuto circa, credo, 250 tralicci e pali. A Castello non c'è più un filo di alta tensione che generava un notevolissimo inquinamento elettromagnetico. E questo è un altro argomento di cui siete pienamente orgogliosi. Sì, questo insieme a quello di aver contribuito a unire questo nostro paese. Va bene. Allora, signor Sindaco, come le dicevo, io la ringrazio ancora per la sua disponibilità e le auguro una buona serata. Grazie, buon lavoro.